Ciao a tutti! Oggi facciamo il giro delle malghe di Provessa. Ci troviamo in Alta Val di Non, al confine con la Val d'Ultimo. Parcheggiata la macchina, ora imbocchiamo la strada forestale numero 28 e ci dirigiamo verso la prima malga, Malga Lauregno, con circa 100 metri di dislivello. Il percorso è facile e piacevole. Si parte! With all my ladies, I've been hiding for attention. So what you gonna say to me? That I can't go on thinking about that life. I should be moving on, but I'm not scared to drive. I'm not scared to drive. I'm not scared to drive. But I'm not scared to drive. I'm not scared to drive. Eccoci arrivati alla nostra prima malga, Malga Lauregno. La temperatura è ottima e adesso ci incamminiamo verso Malga Castrin. Cin cin! Dreaming about that life. Maybe we could go bowling. Or punch out Chris Brown. I'm just laying here wondering why. Siamo arrivati in questo posto davvero meraviglioso, il panorama spazia davvero a 360 gradi. Ora noi continuiamo per il sentiero 114 verso Malga Castrin. Abbandoniamo ora il sentiero 3 e prendiamo il sentiero 157 e in circa un'oretta saremo a Malga Castrin. Siamo arrivati a Malga Castrin, anche questa però purtroppo è chiusa ed ora ci incamminiamo per la prossima. Adesso prendiamo la scorciatoia per raggiungere gli altri, giù per i prati a tutta birra. Evviva! Evviva! Dalla posizione di questo cartello, come potete vedere, ci sono circa 2 metri di neve. Dalla Malga Castrin abbiamo preso il sentiero 133 per dirigerci verso la Malga Kessel. Arrivati a questo punto però il sentiero è poco battuto, non abbiamo le ciaspole e quindi abbreviamo il percorso prendendo ora il sentiero numero 7 che ci porterà direttamente alla Malga Klotz, dove lì ci berremo un buon Radler.
Ciao amici, benvenuti alla Malga di Revò. Siamo qua tutto l'anno, vi aspettiamo. Tanta neve, tanto divertimento, con gli sci, con le ciaspole in inverno e a piedi l'estate. Alla Malga di Revò, in grande allegria, assieme, in compagnia. Ciao. Rosy. Dopo aver fatto una buona merenda a Malga Revò, adesso ci dirigiamo verso il parcheggio, passando per Malga Klotz. Malga Klotz al tramonto. La nostra escursione è giunta al termine e, come al solito, concludiamo sempre in notturna. Il giro è stato davvero bello, semplice, stupendi panorami, abbiamo incontrato gestori veramente simpatici e, come sempre, alla prossima!